Viva Castiglio Fibocchi! Ecco Presidente, questo centro polivalente torna a riprendere vita, si dà una faccia e a tutti gli effetti, insomma, con questa mostra fotografica a una delle più belle manifestazioni della Toscana, il Carnevale dei Fili di Bocco, grazie anche a un contributo della Regione Toscana. I piccoli centri, così come quelli grandi con i fondi del PNRR, insomma, hanno la vostra attenzione. Sì, ci concentriamo tantissimo, poi questa è una zona dell'Aretino che a me piace in modo particolare. Del resto al sindaco Erminio ho fatto i complimenti per il livello di valorizzazione dell'identità a Castiglion Fibocchi, è stato bellissimo la statua che è stata posta nella rotonda che porta a Castiglion Fibocchi, ricordando così 700 anni dalla scomparsa di Dante, che qua in queste zone ha vissuto molto del periodo del tempo dell'esilio. Ma contemporaneamente Castiglion Fibocchi ha questa bellissima occasione del carnevale e quindi anche una vita sociale molto forte, questo centro, questo auditorium può aiutare proprio questa vita sociale che porta Castiglion Fibocchi ad essere una bella comunità di cui io più volte ho avuto modo di rendermene conto. Il fatto che la regione possa aiutare tutto questo per me è motivo di orgoglio e di soddisfazione. Questa è la nuova sala del carnevale. Importanti interventi sono stati fatti. Il primo è sul tetto, abbiamo messo un tetto leggero a posto del tetto precedente, che era un tetto a capanna che spingeva in quanto molto peso conteneva cemento armato, e questo è stato fatto tutto in laminato e in legno. Il secondo riguarda l'efficientamento energetico degli impianti, dell'illuminazione e del riscaldamento, e poi una riqualificazione complessiva interna ed esterna. Tre importanti finanziamenti, diciamo, due da parte della regione per i piccoli comuni nel 2021 e nel 2020. Nel 2020 il primo e nel 2021 il secondo, e poi anche la legge di bilancio sull'efficientamento energetico, altri 50.000 euro più 18.000 euro da parte fondi di bilancio, per arrivare alla somma complessiva di 167.000 euro. Un intervento importante, ma ne vediamo i frutti. Alle sue spalle una bellissima maschera con il giglio fiorentino. Ma il carnevale quando tornerà? Il carnevale oggi celebriamo il 25esimo dalla nascita, e l'associazione so che sta già lavorando perché l'edizione 2022 non è annullata ma è posticipata. Quindi stanno lavorando e stiamo già lavorando per ritrovare una data e per celebrare il 25esimo come si deve.